Buongiorno, sono il dottor Italo De Meo, direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Campo San Piero in provincia di Padova. Vengo da un lungo training di chirurgia prima laparotomica e poi a metà degli anni 80 anche quella laparoscopica. Anzi, è stato questo uno dei primissimi centri ad utilizzare questa nuova metodica. E ultimamente con la chirurgia robotica. Oramai tutti i nostri interventi si svolgono attraverso queste metodiche, attualmente quindi utilizziamo o la chirurgia robotica o la chirurgia laparoscopica o la chirurgia vaginale, in cui anzi abbiamo utilizzato un innovativo sistema, un'innovativa metodica, utilizzando un bisturi a radiofrequenza che ci permette di avere anche dei tempi operatori ridottissimi ed una perdita di sangue molto modesta. L'acquisizione del robot Da Vinci in questo ospedale è stata una vera e propria rivoluzione chirurgica, ha determinato una rivoluzione sia nella chirurgia generale, nell'urologia e soprattutto in ginecologia. Noi utilizziamo oramai il robot Da Vinci da circa 3 anni. Devo dire che le curve di apprendimento sono state estremamente rapide. Dopo pochi interventi mi sono subito sentito a mio agio nell'avere queste estensioni dei miei arti superiori che mi permettevano di superare i limiti di movimento delle mani umane. La tensione emotiva, d'altronde legata all'approcciarsi a una nuova metodica, ha lasciato ben presto il posto alla sensazione di sentirsi del tutto a proprio agio, utilizzando una metodica efficace, efficiente, oltre però a questa elevata articolarità del sistema Da Vinci, sono altri vantaggi e altrettanto importanti che permette questo sistema. Innanzitutto la visione tridimensionale. Uno dei limiti della laparoscopia classica era data dal fatto che l'operatore doveva operare su uno schermo bidimensionale. L'avere finalmente la profondità di campo è stato sicuramente un grossissimo successo e ha permesso di operare mettendo in evidenza i più fini dettagli anatomici e rispettando quindi tutte le strutture vascolari e nervose anche più fini. Però non si fermano qui i vantaggi legati a questa metodica. Dobbiamo aggiungerne almeno altri 3 fondamentali. La facilità di esecuzione dei nodi intracorporei. L'estrema manovrabilità delle braccia meccaniche permette l'esecuzione dei nodi intracorporei in maniera molto semplice, molto rapida, con nodi sicuri e attenuta nel tempo. La facilità di utilizzo nelle pazienti obese, da non trascurare, visto l'aumento di questa patologia, che permette di superare quelli che sono i limiti, le difficoltà della chirurgia tradizionale a cielo aperto e metterei anche la ridottissima perdita di sangue legata proprio a questa maggiore articolarità delle braccia, a questa definizione e magnificazione del campo operatorio legata a questo robot Da Vinci, che ci permettono di avere una perdita di sangue estremamente ridotta rispetto sia alla via laparoscopica, ma a maggior ragione rispetto alla via laparotomica. Io personalmente aggiungerei comunque ancora un altro vantaggio che secondo me si è venuto ad affinare nel corso di questi anni in cui abbiamo utilizzato con assiduità il robot Da Vinci. Uno dei limiti della laparoscopia tradizionale era la mancanza della sensibilità tattile. Ebbene, questo mix di visione tridimensionale, di magnificazione del campo operatorio, di estrema articolarità delle braccia meccaniche mi ha permesso di avere dei segnali, delle sensazioni particolari, delle informazioni particolari che facevano in parte almeno superare questo limite classico della laparoscopia. Abbiamo oramai una larga casistica di centinaia di interventi fatti in chirurgia robotica, quasi tutti di chirurgia maggiore, sia per patologie benigne, isterectomie e anche di uteri particolarmente voluminosi e in misura minore anche di miomectomie, sia per patologie anche maligne. Nel corso degli anni abbiamo avuto una costante riduzione dei tempi operatori, che oramai si sono allineati a quelli della classica chirurgia laparoscopica. Comunque dobbiamo sempre tener conto che la preparazione della macchina richiede anche un certo tempo, affiatandosi sempre di più l'equipe operatoria, però dobbiamo dire che ultimamente questi tempi si sono ridotti notevolmente, non superando in genere i 15-20 minuti per la preparazione.
La degenza postoperatoria è stata sempre molto breve, per le patologie benigne 1-2 giorni, per le patologie maligne in genere 3 giorni al massimo. Non abbiamo mai avuto complicanze intraoperatorie, abbiamo avuto qualche piccola complicanza nel postoperatorio, del tutto sovrapponibile a quella alla chirurgia laparoscopica, e comunque complicanze del tutto risolvibili in maniera semplice e in tempi anche molto rapidi. A tutto ciò naturalmente bisogna aggiungere l'ottima compliance delle pazienti. Le pazienti riacquistano il pieno benessere praticamente in prima giornata. Le dimissioni precoci avvalorano appunto questa ottima compliance delle pazienti. Il decorso operatorio è rapidissimo, la ripresa postoperatoria è estremamente facile, quindi le pazienti possono essere dimesse rapidamente con ottima soddisfazione da parte loro, ma anche con un risparmio importante da un punto di vista economico per l'ente. Questa esperienza accumulata in questi anni assieme ai chirurghi e assieme agli urologi ci ha permesso di essere nominati dalla Regione Veneto centro regionale specializzato per la chirurgia videolaparoscopica robotica. La consapevolezza di questo ruolo e l'orgoglio anche per il lavoro fatto ci spinge ogni giorno a proseguire sempre con maggiore impegno su questa strada, che se da una parte non sappiamo se diventerà il gold standard per la chirurgia ginecologica, di certo rappresenta una pietra miliare e di certo rappresenta una svolta significativa nella cultura chirurgica e nel mio caso ginecologica. Nell'ambito dell'affinamento di questa metodica vale la pena di ricordare che il campo chirurgico in cui è applicabile si estende sempre di più. Abbiamo operato degli uteri particolarmente voluminosi che occupavano quasi tutto l'addome degli uteri fibromatosi. Con delle particolarità di tecnica siamo riusciti a gradualmente scollegare l'utero dalle sue connessioni vascolari con il massimo rispetto anche per le strutture nervose, cosa che se anche fattibile attraverso una via laparoscopica e un lungo training è sicuramente molto più semplificato adoperando il robot Da Vinci.